Sono venuti al mondo, ma dopo poche ore hanno perso il papà, che anche la loro mamma. Sì, sono due gemelline, hanno perso prima il loro genitore, trovato senza vita in casa poche ore prima della loro nascita, mentre la mamma si trovava in un ospedale in travaglio. Come se la tragedia non fosse già abbastanza grande di per sé, il giorno del funerale del papà è morta anche la loro mamma per colpa di un parto, di un pezzo un po' sparto, scusatemi. Si chiamava Stephanie Caceres, da Palm Beach, subì un cesareo e sembrava che tutto fosse andato per il meglio, le bimbe stavano bene, anche la mamma, però si è scatenata un'infezione che in poco tempo ha ucciso la neomamma senza che i medici riuscissero a fare qualcosa per salvare la vita. La coppia lascia al mondo non solo le due neonate, ma anche la sorellina maggiore di soli 2 anni di età. Le gemelline sono in affidamento ai servizi sociali che cercano in tutti i modi di trovare la soluzione più opportuna per entrambe. Questo sarebbe quanto. Grazie per l'ascolto, grazie per la visione. Un saluto e una storia come questa veramente molto triste, ma rappresenta la pura verità.